Con la coda tra le gambe, così ci si consenta la metafora un po' colorita, il circus si trasferiva al sud dell'Italia, ai confini estremi dello Stivale, per conquistare un nuovo people, per divertirlo, per unirlo ai people di ieri e a quelli che seguiranno. Il people del sud, quello di cui ci si ricorda soprattutto d'estate, quando, come diceva il poeta, quelli del nord scendono a valle dopo aver fatto la Pasqua nelle loro tane. Siamo a Gallipoli, Kalospolis, la città bella, ed è bella davvero, come il suo people, affascinato dal grande spettacolo di questi mostri del mare che mostri non sono. I mostri non hanno linee così eleganti e aerodinamiche, tunnel aerei e cupolini sfuggenti alle leggi della fisica per favorirne l'avanzamento sull'acqua e quindi le loro elevate velocità. E sulle loro orripilanti sembianze i veri mostri non portano i disegni, i marchi degli sponsor come i catamarani della classe 1. Nobili sponsor che vestono di credibilità gli sport, anche quelli estremi, ma tutti alla ricerca di consensi e proiettati a conquistare il people, magari per tanto. Nella città bella c'è anche il segretario del più importante partito della sinistra, Massimo D'Alema. Curiosità per un mondo che ama la velocità sull'acqua o interesse ad acquisire il segreto per accelerare lo sviluppo dei paesi meridionali? Un'altra metafora o una semplice battuta? Una prima risposta concreta veniva data da Corbelli e Diridoni con il loro Power Marine, che nella prova del chilometro lanciato facevano registrare la fantastica velocità di 220 km orari. Ma Edoardo Polli e Lamberto Leoni non erano da meno con i loro 212,38 km orari. Un risultato tanto più significativo in quanto il Bilba 24 era la sua prima gara, come dire, al varo. C'è un titolo in palio, cerchiamo di arrivarci. C'è una barca che fa queste prestazioni messe in acqua per la prima volta, evidentemente è estremamente positivo. E il ribollire dell'acqua nella master area, mentre gli scafi si allineano dietro la barca starter che porta i colori dell'Agip e della Lamborghini e che vedremo d'ora in avanti ad ogni partenza del mondiale, manda in visibilio i quasi 200.000 spettatori, il nostro people. Forza Azzurri, Gallipoli è con voi. E si sa quanto valga il calore del people per i concorrenti di qualsiasi disciplina sportiva. Il cosiddetto fattore campo. Vero o non vero, il fatto è che fin dalle prime battute il Victory 2 ha dato l'impressione che le sue velleità potessero essere ridimensionate, nonostante l'ottima partenza in testa. Ferretti infatti, dopo aver ridotto lo svantaggio da 7 secondi a 3 secondi, al quarto giro passava in testa accumulando 1 minuto e 18 secondi su Altair Serrales e 2 minuti e 24 secondi su Victory 3. Per la cronaca, la corsa è stata sospesa al termine dell'ottavo giro, per decisione del giudice. L'incidente spettacolare di cui sono stati protagonisti a Luigi e De Marco, in lizza solo per il campionato italiano, aveva preoccupato non poco gli organizzatori locali, resisi conto del crescente pericolo provocato dal mare, sempre più insidioso. Da dire che in precedenza sia il Victory 7 di Boualiba e Schism che il Divella di Nicolini avevano vissuto un'analoga esperienza, anche se meno traumatica e con dinamiche diverse. Il People di Gallipoli ha davvero avuto tutto dalla classe 1. Suspense, emozioni e chi più ne ha più ne mette. Missione compiuta. Primi al traguardo Luca Ferrari e Vincenzo Polli alla media di 197,89 km orari. Secondo Altair Serrales Victory 2 a 1 minuto e 49 secondi, terzo Areb Collier Victory 3, quarto Power Marine, quinto Bilba 24. Bene o male abbiamo visto che un po' in tutte le condizioni in mare, a Saint-Tropez un po' più mosso, qui un po' meno, stavamo davanti abbastanza tranquilli, per cui ciò che ci fa ben sperare per il proseguimento. Più Gran Premio d'Italia di così